Che cena è senza una locusta? Si dice proprio anche in Trentino, la bocca non è straca se non sa di locusta. Ciao ragazzi! Ciao! Siamo ancora qui a Londra! È una fresca serata novembrina e questa sera vi portiamo a cena in un posto veramente particolare. Venite con noi! Appena entrati qui vi sembra di stare a Jumanji. Il posto è fighissimo, purtroppo non possiamo fare le riprese del locale. È una policy del locale, purtroppo, e noi siamo rispettosi, quindi non lo facciamo. Forse ci faranno fare un paio di foto, se riusciamo ve le mettiamo in sovraimpressione. Se no, fidatevi, il posto è fighissimo. Il menù non l'ho ancora aperto, ma sono già spaventato da quello che vedo dagli altri piatti. Ce lo faremo sapere. Dovevamo farvi vedere il menù, che tra l'altro è fighissimo, è fatto a forma di mappa, si srotola, ma il tempo che ordinavamo se lo sono portati via sto menù, quindi non ve lo dico a voce. Abbiamo ordinato alcuni animali molto interessanti, ma sul menù, oltre a quello che abbiamo ordinato noi, ricordo che sono rimasti del coccodrillo, dell'alce, dello struzzo e delle larve di non so quale insetto. Questo è quello che abbiamo lasciato, eh. Abbiamo ordinato come antipasto grilli. E zebra. How did you... Non ci crederete, ma il profumo che arriva da questi due piatti è una roba da svenire. Ho detto un paio di grilli extra perché a me l'insalata piace bella grillosa. La cosa figa è come sono con i grilli. È super speziatissimo, ragazzi. Oddio, è piccante? No, allora, i grilli non è la prima volta che li assaggiamo in giro per il mondo. I grilli, ragazzi, sono buoni. Sanno vagamente di un misto tra gamberetto e patatina fritta. Assorbono un sacco il sapore della salsa che ci mettete insieme. La salsa in cui queste insalate e questi grilli sono immersi è chiaramente medio orientale, quindi bella speziata, ma veramente buona. Vediamo che ne pensa la signora. Sono molto cicciosi, cioè la ciccia. Sì. Hai ragione tu, secondo me è medio orientale proprio, l'abbinamento. Sono molto buoni, me li assaggio anche con l'insalata. Bellissimo. Questo, ragazzi, è uno di quei posti dove se trovate un insetto nel piatto potete dire al cameriere scusi, qui ce ne sono troppo pochi di grilli. Allora, a molti di voi sta cosa potrebbe far schifo, però cominciateci a pensare, ragazzi, perché gli insetti saranno probabilmente la salvezza dell'umanità nei prossimi 50 anni. Voi dite, magari io tra 50 anni non ci sto più, ma che vuoi? Che me frega a me. Però, almeno provate. Ma abbiamo considerato mai una cosa che non era buona poi, se lo diciamo noi, è buono pure il grillo. Mm-hmm. Assaggiamo la zebra. La zebra non l'abbiamo assaggiata mai. O no? Sì, forse la zebra no. L'abbiamo assaggiata all'Expo, nel 2015, sì, all'Expo a Milano. Questo invece è una carne secca. Stellata e fritta, con tante salse veramente curiose. La carne di zebra non è per niente forte, molto delicata, mi fa di selvatico, è molto buona. Consigliata la zebra? Consigliatissima, se venite prendetela. Questa polverina che vedete, ragazzi, è biltong, è un piatto sudafricano, di solito si trova in striscioline di carne essiccata, si vende anche in busta tipo patatine, è molto popolare in Sudafrica, in Zimbabwe, si può fare di manzo, di struzzo, di impala, di orice, e qui hanno pensato di grattugiarlo come fosse praticamente una bottarga e usare quindi il manzo come condimento della zebra. Ha aggiunto un sapore particolarissimo. E infatti dicevamo con Ale che non è la prima volta che mangiamo animali strani, se ci passate il termine, però i ristoranti dove l'abbiamo assaggiato puntavano sul fatto che siccome la carne è strana, allora la scotto così oppure la friggo e basta, senza impegnarsi molto nella costruzione della ricetta. E invece qua è la prima volta che troviamo queste carni un po' particolari ma inserite in un piatto in cui tutti gli ingredienti sono cucinati bene. E questa è cucina veramente buona. Poi che sia a base di zebra è anche più divertente, però bravo questi chef. È arrivato il canguro. La buona abruzzese ha preso un arrosticino di canguro. Sì. È buonissimo, è anche piccante. Avevamo assaggiato un'altra volta in realtà noi il canguro a Brescia e giustamente perché cacchio vuoi prendere il canguro a Brescia? E infatti non ci è piaciuto. Oggi ci abbiamo riprovato a Londra, effettivamente questo è molto molto buono. Sa di selvaggina, tipo un cervo, un pochino più forte. Il fatto che sia speziato lo rende ancora più intrigante. Ragazzi, questa carne è veramente un buono e questa salsina trasparente di limone è una roba eccezionale. È una bontà stratosferica, ricorda un po' un souvlaki, uno spiedino della cucina medio orientale che io ho anche cucinato in Canada, sì, quando mi sono spacciato per cuoco egiziano, ma questa è un'altra storia, ve la racconteremo un'altra volta. Veramente bravo sto chef. Invece io ho ordinato un alpaca e andiamo.
Non ho mai mangiato un'alpaca. Oddio che profumo. È cotto tipo un pulled pork dentro questa foglia di mais, sormontato da quella che potrebbe essere una specie di polenta, con dei pomodori disidratati. Come sempre vado col primo pezzettino in purezza. È un burro. Non ho neanche masticato. Sarà per la combinazione di spezie che hanno usato. C'è anche del ginepro qua, per esempio. Ricorda un ottimo spezzatino di cinghiale. Vale, buonissimo, morbidissimo. E questo parallelepipedo invece non ho proprio idea di cosa sia. Quello sopra è piccantissimo. Quella sopra è una gelatina di peperoncino che scotta come un inferno. Quella sotto è una gelatina di latticello. Allora, più assaggio l'alpaca e più da cinghiale il sapore mi passa a capra. È la cosa a metà tra i due. Oddio quanto è buono. Allora ragazzi, per dessert, giustamente, locuste. Che cena è senza una locusta? Si dice proprio anche in Trentino, la bocca non è straca se non sa di locusta. Le locuste vengono servite coperte da cioccolato al latte, cioccolato bianco e cioccolato fondente, servite con un vino da dessert. Io andrò con quella al cioccolato bianco. In bocca scoppietta, tipo frizzi pazzi. Tutti questi insetti così grilli e simili prendono il sapore di quello in cui li cuocete, immergete, friggete. Credo questi siano semplicemente essiccati e poi passati dentro la cioccolata. Quindi sono belli croccantini perché sono secchi. E scoppietta in bocca. Per quella al cioccolato fondente passo la parola ad Ale, che non so se è appassionata di locuste, ma il cioccolato fondente sì. Dopo le sette piaghe d'Egitto, la vendetta a nome di tutti gli egiziani è quella di mangiare la locusta. Era troppo buono il cioccolato fondente. Non ho sentito il sapore della locusta. Ce n'è un altro. Proviamone uno al latte. Oh, questo è come dici tu, scoppietta in bocca. Io non vedo questo effetto frizzi pazzi da dove viene. Dall'esoscheletro dell'animale che scoppietta in bocca. Da solo non credo che sia tutta questa specialità. Però coperto di cioccolato è un po' buono tutto, insomma. C'è un po' di cioccolato. Ho appena scoperto che questo è un passito. È come si insegna in tutti i corsi da sommelier. Abbinamento classico del passito e la locusta al cioccolato. Il passito e locusta è proprio come bistecca e vino rosso. Tempo lo veramente. Io sono basito da sto ristorante. Assaggio. Il passito sta bene con la locusta. Ridevamo perché anche lo scontrino fa ride. Cioè, ma arriva lo scontrino, sopra c'è scritto una locusta, una zebra, un'alpaca, un canguro. C'è uno che non sa la storia e dice, ma che cacchio avete comprato, lo zoo? Comunque questo benditio l'abbiamo pagato 92 sterline. Un prezzo sicuramente non basso, ma siamo a Londra, sono carni esotiche. Ormai siamo abituati ai prezzi londinesi, quindi io direi perfettamente in linea. E poi mi rimane come souvenir uno scontrino che difficilmente potrete riprodurre in altre zone del mondo. Allora ragazzi, questa esperienza all'arcipelago, anzi all'archipelago, come si dice? Archipelago. Archipelago è stata veramente figa. Un posto che abbiamo scelto un po' a naso, un po' a fortuna, nel senso abbiamo fatto un po' di ricerche, ci ispirava, ma non eravamo sicuri che non fosse una trappola. Invece ragazzi è stata veramente una cena di quelle memorabili. Sì sì, la ricorderemo per un bel po' di tempo. Quindi Londra batte Brescia sul canguro. Vabbè, sì. Bresciani non ve la prendete, so che ci tenete sulla qualità del vostro canguro. Il canguro sì. Io andrei a farmi un pisolino, cara. Sì. E ci vediamo domattina. Buonanotte. Ciao.